Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene, mi auguro ovviamente che stiate, insomma, passando, siete ben sereni. Dobbiamo parlare di una situazione che devo dire mi lascia veramente molto molto perplesso. Allora, stiamo parlando ancora dell'allenatore, nel senso parliamo per l'ennesima volta dell'allenatore. Siamo di fronte ad un caso all'interno del quale c'è un po' di perplessità, no? Perché noi abbiamo visto che Allegri è stato attualmente ufficialmente confermato, quindi vuol dire che resterà comunque l'allenatore anche per la prossima stagione. Ovviamente questo non è una cosa così, sai, normale, no? Perché è vero che sono stati 2 anni particolari, perché io non lo nego. È vero che ci sono stati tanti problemi, è vero che abbiamo avuto tante dinamiche, però oggettivamente parlando hai la sensazione di non aver assistito alla costruzione di qualcosa. Quindi, da questo punto di vista, è normale che dal mio punto di vista fosse necessario un cambio. Un cambio in panchina non perché io odiassi l'allenatore o perché io avessi astio nei confronti dell'allenatore per qualche motivo, come fa qualcuno, ma perché semplicemente, volendo il bene della Juventus, attualmente bisognerebbe dire semplicemente sì, Allegri ha fatto tanto per la Juve in passato, però attualmente probabilmente non è l'uomo giusto per andare a ricostruire. Nonostante lui sicuramente, non dico che abbia fatto tutto male, qualcosina di buono sicuramente avrà fatto pure lui in questi 2 anni, ma comunque si può anche volere un cambio senza fare polemiche, eccetera, eccetera. Però comunque cerchiamo di parlarne, ok? Parliamo insieme, ok? Prima di iniziare, come al solito, cosa dovete fare? Iscrizione, like, campanellina, mi raccomando. Ho notato che molte persone fra quelle che guardano i video non si sono iscritte, cioè non si iscrivono, quindi basta andare qua sotto. Cliccare ovviamente ragazzi su iscriviti e attivare la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. È veramente molto molto importante, mi ricordo questa cosa, se vi va seguitemi sui social. Allora, sapete perché faccio fatica a capire questa cosa? Non perché ci sia una scelta, perché io mi rendo conto che un dirigente deve scegliere, no? Se tenere o se confermare, se cambiare, eccetera, eccetera. Io mi faccio un po' dei ragionamenti e dico, ma effettivamente alla fine perché la Juve non ha cambiato allenatore? L'unica cosa che io effettivamente posso pensare, e sarò in malafede probabilmente, non lo so se è una cosa giusta o sbagliata quella che dico, ma no, l'unica cosa che io posso pensare attualmente è che la Juve effettivamente, cioè che la Juve effettivamente voglia tenere Allegri sulla panchina. Perché in caso di ennesimo risultato negativo della prossima stagione, lui ha abbastanza esperienze, abbastanza anni da poter sopportare tutti gli attacchi. Perché se sulla panchina della Juve ci avessi messo un giovane allenatore, e quel giovane allenatore deve reggere le pressioni, la squadra, le cose comunque relative alla stampa, probabilmente crolla. Uno come Allegri, che è abituato a tutto questo, è l'unico motivo per cui mi sento di poter dire che sia stato confermato, cioè fare da elemento che protegge la società. Per il resto non ho altre spiegazioni, a meno che veramente loro non vadano a pensare che Allegri al terzo anno possa improvvisamente rinsavire e ritornare l'allenatore che fu. È anche vero che non ha la squadra che ebbe, nel senso la squadra è totalmente diversa. È come se tu esoneri Guardiola, dopo 3 anni lo richiami, gli dai un CD totalmente diverso fra le mani e pretendi che Guardiola abbia gli stessi risultati di prima. Certo, non li avrà, però bisognerebbe lavorare un po' meglio. Allegri questo lo sa che dovrebbe lavorare un po' meglio. Dovrebbe lavorare quantomeno in maniera un pochino più moderna, quindi modificare un pochino l'essere, diciamo, da questo punto di vista eccessivamente difensivista, dovrebbe dare un po' più di spazio alla modernità. Ecco, se lui riuscisse a fare questa cosa, già saremmo a buon punto. Poi se Allegri rinuncia a questa cosa qua, e anche l'anno prossimo porta questo stile di fare, onestamente parlando, va esonerato. Ma, ripeto e ribadisco, l'unica spiegazione che personalmente mi riesco a dare
nei confronti della conferma dell'allenatore è il fatto che la società voglia usarlo come elemento per proteggersi. Cioè, nella serie, se le cose vanno male, i tifosi se la prendono con l'allenatore, non notano noi. Perché se no, perché lo dovresti confermare? Certo, ha avuto il merito sicuramente di aver gestito delle situazioni che altri allenatori non avrebbero saputo gestire, ma finite quelle situazioni tu avresti potuto esonerarlo. Cioè, oppure avresti potuto pagarlo, tanto lo potevi pagare, lasciate perdere, si poteva pagarlo, potevi dire, guarda, paghiamo, arrivederci. Invece neanche questo è stato fatto. Quindi o qui si ha un modo diverso di pensare, oppure qua probabilmente la società non ha compreso. Capite qual è il discorso? Poi bisogna dire anche un'altra cosa. Ora che sappiamo che resti, mi raccomando al mercato, mi raccomando agli elementi, mi raccomando al direttore, cioè mi raccomando a tante cose, perché non facciamo un mercato per giocare in un modo e poi giochiamo in un altro. Come non lo so, abbiamo fatto un mercato basato su un tipo di modulo, abbiamo cambiato modulo perché quelli che abbiamo preso erano tutti indisponibili. Cerchiamo di fare un mercato intelligente che ci abbia un senso e che abbia da questo punto di vista una base, ok? Da quel punto di vista lì. Ma ti ripeto e ti ribadisco, se avessi dovuto scegliere e avessi dovuto fare una scelta, io ti sto parlando di opinioni, poi ognuno ha le sue, ci cioè mancherebbe, sono semplici opinioni. Se avessi dovuto avere un'opinione e avere un potere da poter dire si fa in questo modo, io avrei cambiato allenatore, ma avrei messo sulla panchina della Juve un allenatore pronto, quindi non un allenatore giovane o un allenatore inesperto, avrei portato qua un allenatore pronto. Io non ho mai visto il Real Madrid esonerando allenatore e prendere allenatore giovane sulla panchina. Dicevo ragazzi, prima che si interrompesse il video, ci voleva un cambio allenatore basandosi su un allenatore pronto. Pronto non vuol dire vecchio, vuol dire pronto. Se tu mi avessi messo di fronte Luis Enrique, se tu mi avessi detto un Tuchel, se tu mi avessi detto un allenatore di questo genere, con questa esperienza, io ti avrei detto cambia. Se devo cambiare, mi devi portare sulla panchina italiano, che a me personalmente non mi fa neanche tanto impazzire, e comunque secondo me non è manco adatta alla rosa, a un italiano. Ho fatto il nome di italiano perché è quello che sento di più, insomma. O gli fai un mercato adatto alle aspettative, oppure probabilmente non ha senso. Per me tu avresti dovuto prendere un allenatore pronto e sostituire Allegri, perché in quel modo lì tu avresti avuto la sensazione, la risonanza, avresti compreso totalmente di che cosa si stesse parlando. Opinione mia, ripeto, qui nessuno sta dicendo che doveva rimanere al 100%, io sono stato uno dei pochissimi qui a dire va cambiato, ma le responsabilità non sono ovviamente tutte sue, punto. Perché una persona, secondo me, con un minimo di ragione e un minimo di razionalità dice questo. Poi ci sono giustamente il tifo è vario, nel senso è anche molto emotivo, no? I tifosi sono molto arrabbiati, ma non perché sono arrabbiati con lui come uomo, sono arrabbiati con lui perché non sono arrivati i risultati ed è normale essere arrabbiati. Quello che non è normale è odiare, quelle sono due cose diverse. Quindi io accetto chi è arrabbiato e sono il primo che ti dico c'è un cambio, ma so anche il primo che ti dico questo è: o prendi un allenatore con gli attributi o è inutile andare a fare nomi che non servono a niente. Ho sentito nomi veramente per quanto riguarda la Juventus ridicoli sotto tutti i punti di vista. Quindi non ho veramente nient'altro da aggiungere su questa situazione. Credo di essere stato abbastanza chiaro, credo di essere stato anche abbastanza convincente nel dire le cose, no? Io credo che l'anno prossimo lui debba portare un po' di diversità, debba portare un po' debba cercare di essere diverso nel modo di fare, nel modo di essere, nel modo di parlare, nel modo comunque di entrare in campo. Se questa cosa verrà fatta, allora lui potrebbe raggiungere risultati diversi. Se lui però continuerà ad insistere sui suoi principi senza cercare di cambiarli, perché è palese che vadano cambiati, perché sono principi che vanno cambiati, allora probabilmente ragazzi Allegri non merita di stare qua, tutto qua, e lo dico così, nel senso non merita, non merita, tutto qua, di stare qua per il momento. Poi, diciamo, vediamo cosa farà. Vedremo cosa farà e come lavorerà. Cioè, l'unica cosa che ti posso dire è questo.
non ho altro da. Non ci sono molte cose da dire, sono cose abbastanza banali in realtà. Quelle che potrei dire, ma non dico proprio per non annoiarmi. Fatemi sapere un pochino nei commenti, ragazzi, fate cosa ne pensate voi.